Buonasera, Don Darigì, in primo piano l'avete sentito nell'anteprima, la cronaca giudiziaria, riscattano una polizza di 450.000 euro e svuotano il conto dell'anziana zia, 5 indagati per circonvenzione di incapace. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto una doppia inchiesta sul caso. I fatti sarebbero avvenuti a Prato La Peligna, ma sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Si sarebbero approfittati del grave stato di salute mentale della loro anziana congiunta, portandola presso la propria abitazione per farle riscattare una polizza assicurativa di 450.000 euro, bonificando il ricavato a favore del nipote a titolo di regalo. In meno di 2 mesi le avrebbero svuotato il conto corrente dal momento che, secondo l'accusa, avevano abbastanza fretta per evitare l'accertamento della capacità della persona offesa. È una storia pesante quella che balza alle cronache, che vede protagonista una novantenne residente in Valle Peligna, che sarebbe stata circuita dai suoi 5 nipoti e parenti, finiti sotto la lente della magistratura, che ha aperto un fascicolo sul caso a seguito della denuncia querela depositata dall'erede universale, una 38enne che si sarebbe presa cura della donna per circa 40 anni assieme alla madre. La nomina, suggellata davanti a un notaio, risale all'ottobre 2021, quando l'anziana aveva indicato la 38enne beneficiaria della polizza. Dal giorno del trasferimento dei risparmi presso un istituto di credito, dove lavora uno degli indagati, i nipoti sarebbero passati all'incasso. Sarebbe stata l'anziana, secondo quanto denunciato in querela, a fuggire dall'abitazione dei congiunti per far ritorno a casa dell'erede in preda al panico, riferendo di soldi che avrebbe prestato a uno dei nipoti su espressa richiesta. Quella sera la stessa avrebbe riferito ai carabinieri di voler restare con la 38enne e la madre di quest'ultima, di voler essere lasciata in pace dai parenti. La Procura della Repubblica ha iscritto 5 persone sul registro degli indagati, ha chiesto e ottenuto l'incidente probatorio per cristallizzare il quadro delle accuse. Nel corso dell'esame sarebbe emerso l'affievolimento della capacità di intendere e volere della donna, ma per questioni procedurali il giudice per indagini preliminari si è riservato al riguardo. Ma c'è di più. L'erede universale avrebbe integrato la querela, chiedendo alla procura di accertare l'ipotesi di omissione di controllo da parte della banca dove erano stati trasferiti risparmi in qualità di soggetto giuridico, circostanza smentita dall'istituto di credito che avrebbe di sua iniziativa inoltrato gli atti in tribunale. È stato quindi aperto un ulteriore procedimento contro ignoti. Saranno le indagini a accertare le singole responsabilità a far luce sulla delicata vicenda. Nel frattempo il GIP Alessandra De Marco ha rigettato l'altro giorno la richiesta di sequestro probatorio della documentazione, delegando la Guardia di Finanza a verificare se la stessa è già agli atti. Gli strascichi del rogo sul Morrone, la sacra montagna di Celestino V, elicotteri e squadre da terra ancora in azione. Facciamo il punto nel nostro servizio. Vanno avanti le operazioni di bonifica e spegnimento del rogo sul Morrone, la sacra montagna di Celestino V, interessata da un vasto incendio lo scorso 25 luglio. A 8 giorni dall'evento, di natura dolosa, gli strascichi sono ancora visibili nella zona del Colle delle Vacche, a ridosso della Pineta. Le temperature odierne e le folate di vento hanno alimentato la brace presente nel sottobosco. Per questo l'elicottero della Protezione Civile si è rialzato in volo in attesa della tanto invocata pioggia ristoratrice. Nulla di nuovo sotto al sole, è il caso di dirlo. Si tratta della parte bruciata, già interessata da rogo, dove decine di uomini tra vigili del fuoco e protezione civile stanno operando da più di una settimana senza soluzione di continuità. Le carceri, un piano da 5.000 assunzioni, lo annuncia il sottosegretario di Stato, mentre 170 allievi della scuola di polizia penitenziaria di Fonte d'Amore hanno gridato ieri sera, lo giuro, nell'incantevole scenario di Piazza Garibaldi. E sui tribunali, dice il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, sarebbe criminale chiuderli. Sentiamo nel nostro servizio. Festeggiamo il 181esimo corso,
giovani, donne e uomini della polizia penitenziaria che contribuiranno a risolvere il problema della mancanza di organico all'interno degli istituti. Il governo sta correndo per le assunzioni, abbiamo oggi sono il corso di 1479 persone a livello nazionale, 1758 il prossimo corso, ne abbiamo già finanziato un altro di 1713 agenti, scorreremo le graduatorie per altri 330 agenti, abbiamo 1000 extra assunzioni, cioè complessivamente in 12 mesi avremo 5.000 assunzioni di polizia penitenziaria per mettere in sicurezza i nostri istituti penitenziari. Questo è il nostro corso, il corso del governo Meloni, il corso spartiacque che segna la rottura con il passato. Sono le parole del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove pronunciate nel corso del solenne giuramento di 170 allievi della scuola di polizia penitenziaria di Fonte d'Amore. Il reparto di uomini e donne, nuove leve tra la polizia penitenziaria, ha percorso dapprima corso video per poi arrivare nella centralissima piazza Garibaldi vestita di giostra dove gli allievi hanno gridato, lo giuro, davanti alle autorità civili e militari e alla folla commossa di parenti e amici. Agenti in prova del 181esimo corso, lo giurate voi? Lo giuro! Della giustizia che ci ha onorato della sua presenza sfilando e quindi rappresentando il governo in questa importante manifestazione che ci riempie di orgoglio anche per le tradizioni musulmane che è abituata a tanti giuramenti in passato per le sue tradizioni militari. Il sottosegretario ci ha portato il saluto del governo, ha dato entusiasmo ai ragazzi che stanno per intraprendere la carriera nella polizia penitenziaria e ci ha portato anche buone notizie della città per quanto riguarda il mantenimento del tribunale. Nell'arco degli ultimi 12 mesi il governo ha assunto 5.000 agenti penitenziari per mettere in sicurezza gli istituti, ma si lavora anche per una soluzione definitiva al fine di ripristinare e mantenere intatti i presidi di legalità, i tribunali minori che poi minori non sono, come ha annunciato ai nostri microfoni il sottosegretario mentre nel pomeriggio di ieri visitava la struttura di Fonte d'Amore. Come non arretriamo nella sicurezza sugli istituti penitenziari, non arretreremo sulla giustizia di prossimità, abbiamo già prorogato in termini pluriennali questa volta il mantenimento dei tribunali dell'Abruzzo, che sarebbe criminale perdere anche perché mezzo Abruzzo rimarrebbe senza presidi di giustizia. Le soluzioni stanno arrivando, debbono essere fatte con un provvedimento complessivo che riguarda anche altri territori, ma sull'Abruzzo non vi è dubbio che questi tribunali sono destinati a essere ripristinati totalmente. Il percorso è già avviato in Senato, il percorso è un percorso che stiamo portando avanti con una legge quadro per tutta l'Italia, molti territori hanno già fatto delle proposte rispetto a tribunali già soppressi nel tempo e che verranno riaperti pur con diversa competenza territoriale perché possano aiutare anche i tribunali viciniori, i tribunali abruzzesi si inseriranno in questo percorso e rimarranno esattamente quelli che sono e a quel punto con un organico assolutamente sufficiente a gestire la giustizia. E arriviamo così alla giostra cavalleresca d'Europa, si scaldano i motori, quest'anno cambia pelle, si tinge dei colori della pace nel nome di Celestino V, in 100 appartenenti alle 8 delegazioni europee pronte a invadere il centro storico della città. Sentiamo tutto nel nostro servizio. La giostra cavalleresca europea che si svolge a Sulmona da 21 anni si tinge per la prima volta dei colori della pace, una rivoluzione nel messaggio, un passaggio chiave per la kermesse che ottiene il patrocinio del Parlamento europeo e accoglie quest'anno 8 delegazioni, Burghausen, Zante, Corfù, Colchester, Ceschi, Krumlov,
Teurel della Spagna e San Marino. In totale circa 100 persone appartenenti alle varie delegazioni europee invaderanno il centro storico della città di Sulmona sabato prossimo 5 agosto. Alle 10 è previsto il saluto di benvenuto delle delegazioni. Alle 20 partirà il corteo storico che sarà aperto dai più piccoli della Cordesca, dalla cattedrale di San Panfilo fino a Piazza Garibaldi. Qui dalle 21 alle 23:30 si svolgeranno le gare all'anello. Ogni delegazione sarà abbinata agli 8 borghi più belli d'Italia. La novità in assoluto è proprio il messaggio che questa nuova giostra europea vuole inviare, che è il messaggio della pace. L'anno scorso lo abbiamo lanciato in Piazza Garibaldi, lo abbiamo praticamente iniziato a concretizzare da quest'anno. La giostra europea quest'anno ottiene il patrocinio del Parlamento europeo e questa per noi è stata la prima grande conquista, perché ricevere dalla Presidente Metsola il patrocinio con la motivazione proprio che questa giostra rappresenta un chiaro esempio ed è messaggera di pace. La giostra europea ha già tutto in sé, perché ci sono le delegazioni europee, ci sono i popoli, ci sono le tradizioni, le culture, c'è a sostegno di tutto questo un lavoro che quest'anno giunge alla 21ª edizione e che vede Sulmona e la giostra cavalleresca di Sulmona al centro di un panorama che non è più soltanto quello regionale, che non è più soltanto quello nazionale, ma che diventa europeo e speriamo nel tempo di farlo diventare anche mondiale. Sulmona dunque lancia attraverso la sua tenzone cavalleresca la sfida alla pace e quindi affinché si realizzi la pace. Comunque abbiamo iniziato l'anno scorso nel dedicare questa giostra d'Europa alla pace, quest'anno stiamo continuando, quindi stiamo mettendoci qualche cosa di più, già con la realizzazione di un palio ad hoc che riguarda anche proprio la giostra d'Europa per la pace. Abbiamo avuto il patrocinio della Comunità Europea proprio per la giostra d'Europa, quindi penso che ogni anno, come dicevo prima, qualche cosa in più stiamo riuscendo sempre a metterla nel programma, nella speranza di migliorare e far sempre qualcosa di più, sia per quanto riguarda la giostra, sia per quanto riguarda la giostra d'Europa, ma anche per la città di Sulmona. Nel palio realizzato da Loreta Almonte, che resterà nell'archivio della giostra, viene messo in evidenza proprio Papa Celestino che benedice il Morrone. Intanto domani si svolgerà il Gran Calà del Cavallo alle ore 21 con esibizioni e spettacoli in Piazza Garibaldi. Nel corso dell'evento si svolgerà la cerimonia di premiazione del palio, vodka e bollicine. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Alle Terme in Popoli, grazie ai naturali benefici dell'acqua solfurea De Contra, potrai prevenire e curare i disturbi della respirazione, dell'orecchio medio, osteoarticolari, della pelle, della circolazione e gastrointestinali. Tutti i cicli di cure termali sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, alle Terme potrai trovare un centro specializzato in diagnostica, riabilitazione in acqua, motoria, vascolare, respiratoria e tubarica. Per info e dettagli chiama lo 085 98 77 81. Terme in Popoli, il centro termale riabilitativo d'Abruzzo. La Proloco di Pacentro presenta la 19ª sagra della Polta, sabato 12 agosto alle ore 20 in piazza Umberto I a Pacentro. Stop.
Seconda parte, ripartiamo dalla cronaca, i bagni pubblici di Viale Roosevelt in balia dei vandali. È stato aperto un fascicolo contro ignoti per danneggiamento, resta il problema degli orari di apertura e della custodia. Il servizio. Vandali in azione nei bagni pubblici di Viale Roosevelt a Sulmona. Ignoti si sarebbero introdotti nella struttura fino a danneggiare in modo serio i sanitari e non solo, facendo scattare la segnalazione degli avventori al comando dei vigili urbani. Gli operatori di polizia locale sono quindi intervenuti sul posto per rilievi di rito. Nelle prossime ore rimetteranno l'informativa alla Procura della Repubblica di Sulmona per il reato di danneggiamento contro ignoti. In un periodo estivo di particolare movimento per la città, il danno non è solo economico e di facciata. Per questo l'intenzione degli addetti lavori è quella di perseguire i responsabili, fermo restando che permane un problema di controllo, gestione, orari di apertura al pubblico per rispondere alle esigenze di turisti e cittadini. Musica e cantieri, Scanno regola il volume ma regola anche il riposo. Non è passata inosservata l'ordinanza emessa dal sindaco Giovanni Mastrogiovanni a tutela della quiete pubblica in un periodo di forte affluenza turistica. Schiamazzi e rumori molesti vietati nel borgo lacustre del lago a forma di cuore. L'ordinanza a tutela della quiete pubblica è stata emessa dal sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, che ha inteso calmierare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago e di intrattenimento. Dal 29 luglio al 3 settembre è vietato l'utilizzo di arnesi e mezzi di cantiere, motoseghe e decespugliatori dalle 14 alle 16.30 e dalle 20 alle 8 del giorno successivo, divieto che si estende ai giorni festivi. Inoltre, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo di porre in essere ogni azione utile a contenere gli schiamazzi. Ogni impianto sonoro deve essere mantenuto a un volume che rientri nel limite consentito dalla legge. Dalle 14 alle 16.30, dall'1 alle 8, è vietato all'interno delle attività l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, apparecchi radiotelevisivi, impianti in genere per la diffusione sonora di immagini, nonché l'utilizzo di strumenti musicali. Anche Scanno regola il volume della movida, essendo un centro a forte vocazione turistica in estate. Qui però, a differenza di Sulmona, l'utilizzo di impianti di diffusione all'interno dei locali è consentito fino all'1 di notte. Ora ci spostiamo a Canzano, la stazione di Ocriticum, una nuova fermata per il treno storico per la cosiddetta Ferrovia dei Parchi. Il nostro servizio. Si arricchisce di una nuova tappa la Transiberiana d'Italia. Il treno dei parchi Sulmona-Carpinone presto potrà portare i turisti anche nel parco archeologico di Ocriticum nel comune di Canzano. Il progetto per la realizzazione della nuova fermata del treno del tempo e dell'amore è stato redatto dal Servizio Infrastrutture e Lavori della Fondazione FS Italiane, che da una decina di anni si occupa dell'organizzazione dei viaggi su treni storici e su linee ferroviarie del passato. I lavori di costruzione, iniziati nel novembre 2022, ne faranno lo scalo ferroviario di più recente edificazione lungo la linea, seguito dalla stazione di Campo di Giove Maiella, attivata il 19 novembre del 91. A 2 anni dalla sua scomparsa, tutti in sella per ricordare l'indimenticabile Fernando Ranalli con il memorial che si svolgerà la prossima domenica al Parco Fluviale Augusto D'Aoglio di Sulmona. Si svolgerà domenica 6 agosto dalle 15.30 al Parco Fluviale Augusto D'Aoglio di Sulmona la seconda edizione del Memorial Fernando Ranalli, gara ciclistica fuoristrada per giovanissime categorie promozionali. La manifestazione sportiva è organizzata dalla SD Paving Bike Team di Sulmona con il patrocinio del Comune di Sulmona in collaborazione con l'Assessorato dello Sport della città di Sulmona. La gara è dedicata a Fernando Ranalli, cittadino sulmonese e per tanti anni presidente del Comitato Provinciale L'Aquila della Federazione Ciclistica Italiana. Fernando, nel corso della sua attività dirigenziale, si è molto impegnato per la divulgazione del ciclismo tra i ragazzi. Anche grazie al suo operato si deve la crescita agonistica di campioni del territorio aquilano come Alessandra Dettore, David Solari, Venanzio De Panfilis. Al secondo Memorial Fernando Ranalli parteciperanno numerose scuole di ciclismo e le società che promuovono l'uso della bicicletta tra i bambini, provenienti da tutto l'Abruzzo e anche da fuori regione. La manifestazione sarà l'occasione per promuovere l'utilizzo del Parco Fluviale Augusto D'Aoglio per attività sportive in favore dei ragazzi.
Sarà una giornata per esprimere un grazie a Fernando dalla città di Sulmona e da parte di tutto l'Abruzzo per quanto ha fatto e per quanto ha dato al ciclismo abruzzese e nazionale, afferma Giovanni Salerno, presidente della Pavind Bike Team. Anche quest'anno, al quinto anno di attività, la Pavind Bike Team si sta impegnando molto nella promozione del ciclismo giovanile attraverso la propria scuola di ciclismo, con iniziative ed eventi promozionali, gare regionali e nazionali. Attività che ha portato il sodalizio sulmonese a diventare, con 58 tesserati, la prima società ciclistica della provincia dell'Aquila. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Non da solo, ma con 80 persone a seguito che per 3 giorni hanno pernottato nell'hotel Ovidius di Sulmona. Il matrimonio dell'anno, almeno per la famiglia Corniale, ha dato una boccata d'ossigeno al turismo cittadino. Protagonista del gesto è Giuseppe, italoamericano, da anni emigrato negli USA, ma per il suo matrimonio ha scelto Sulmona, la città che gli ha dato i natali. La cerimonia sarà celebrata in centro storico, nella Grancia dei Celestini. Per il giorno del sì, sono voluto tornare in questo posto dove sono cresciuto, ha commentato Corniale, che ha riempito un B&B e una struttura ricettiva per le sue nozze. D'altronde l'attaccamento alle origini e ai legami di sangue resta viscerale. E a Popoli intanto il burraco che tiene allenata la mente si fa sotto le stelle. L'associazione culturale e ricreativa Jolly Popoli nei giorni scorsi ha tenuto una riunione Il Burraco, un gioco di carte ormai molto diffuso anche nel nostro paese. Numerosi partecipanti, anche spinti dal desiderio di socializzare. L'evento si è tenuto nel cortile dell'istituto scolastico. Il burraco è un gioco tradizionale di carte della famiglia della Pinnacola, che nasce nel 1940 in Uruguay. Viene importato poi in Italia, e in Puglia in particolare, nella prima metà degli anni 80. Intanto vediamo le immagini. Nel cartellone estivo del Ferragosto popolese, immancabile torneo burraco sotto le stelle, arrivata la 6ª edizione. Al nostro microfono i vincitori, Ezio e Carmela. Una prima impressione a caldo. Beh, un torneo bellissimo, un po' freddo, però siamo stati bene, siamo dai, stati belli caldi. Benissimo, dai. Poi con l'amico Mario noi veniamo volentieri. Poi l'amico Mario qua che ci fa sempre delle rime, voglio proprio sentire questa sera che ci tiri fuori. Gli lasciamo una spaghettata aglio e olio, sì, per chiudere la serata. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. Immancabile torneo di burraco sotto le stelle, Ferragosto popolese, organizzato dalla Jolly Popoli, diretta dal presidente Mario Volpone, egregia esecuzione del torneo. Al nostro microfono le seconde classificate, Lina e Cristina, alla quale chiediamo come è andata questa serata. È andata benissimo, a prescindere dal fatto che siamo arrivate seconde, vabbè, ci fa piacere, ma incontrare il Jolly Burraco di Popoli è sempre un piacere, si è creato un'empatia e una simpatia fra di noi che veramente credo sia eccezionale. Persone squisite, di cuore, l'accoglienza e soprattutto magnifica. Sì. Accoglienza magnifica, e ci siamo molto divertite. Sì. Tutti carini, affettuosi, proprio abbiamo mangiato tanto. Tutte c'era cose di genuine. Tutto e di più. E siamo state proprio bene. www.ondatv.tv, il nostro sito internet che potete consultare per seguire l'aggiornamento in tempo reale delle notizie, anche la nostra pagina Facebook, i nostri canali social. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.